Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, voi tutti ascoltatori di Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti, ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima radio. Da Don Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovane. E vi ricordo che stiamo affrontando ormai da diverso tempo un ciclo di catechesi relativo ai sette sacramenti e dobbiamo oggi aprire un capitolo molto, molto bello, riguardante il sacramento dell'ordine sacro e vedere cosa la Chiesa insegna su quello che noi conosciamo essere il sacerdozio cattolico, quindi cos'è questo sacramento, come tutti quanti gli altri, e quali sono le sue caratteristiche, le sue condizioni di validità e di liceità. Sapete tutti quanti che anche su questo argomento ci sono scottanti questioni di attualità. Per esempio, qualche tempo fa si è riproposto con una certa veemenza il tema dell'accesso delle donne al sacerdozio cattolico, a cui, come vedremo, ha dato una risposta negativa in questo senso e definitiva Papa Giovanni Paolo II, escludendo la possibilità di questa concessione non certo per volontà della Chiesa, ma, come vedremo, per la natura intrinseca di questo sacramento, che non può essere validamente, diciamo così, amministrato ad una persona anche battezzata, ma di sesso non maschile, come vedremo, ecco, relativamente all'excursus che cercheremo di fare. Altre grosse problematiche legate, insomma, a questo sacramento è la comprensione esatta di, come dire, del contenuto di esso, cioè in realtà. Un sacerdote che ha il secondo grado, come vedremo, dell'ordine sacro, quindi il sacerdozio, e un vescovo che ha il sommo sacerdozio, quindi il grado supremo dell'ordine sacro, cosa concretamente ricevono dall'alto, quale tipo di dono e quali poteri, chiamiamoli così, oggettivi, quindi il cui funzionamento, come dire, prescinde in qualche modo dalle qualità soggettive del destinatario del dono, e quali invece sono le grazie che accompagnano questo sacramento, ma il cui esercizio richiede la cooperazione, la collaborazione, scusatemi, attiva del soggetto in questione, per cui se tale cooperazione e collaborazione manca in tutto o in parte, purtroppo quelle grazie vanno perdute e quindi si ingenerano quei fenomeni che tanta sofferenza causano nel cuore dei fedeli e di sacerdoti che, almeno a quello che sembra a un primo approccio esterno, appaiono non all'altezza, diciamo così, della sublimità della loro missione e vocazione, no? Qualcuno magari si chiede: ma com'è possibile che un prete faccia questo? Ecco, che sia una cosa disdicevole, come vedremo, è certamente fuori di discussione. Ma com'è possibile? No, perché purtroppo è possibilissimo, ecco, dal momento che in questo sacramento, dato per fare subito un esempio, e dà dei poteri e delle funzioni specifici, ma diciamo subito che non rende di per sé stessa la persona impeccabile. Pensate che impeccabile non lo è nemmeno il Papa, d'accordo? Il Papa non è impeccabile, il Papa è infallibile a certe condizioni, ma non impeccabile. E la figura del Papa è una figura del tutto particolare nel sacerdozio cattolico, ecco, distinta anche, e nettamente distinta anche dall'episcopato, cioè il Papa è un vescovo indubbiamente, ma è anche un vescovo unico, nel senso che i poteri e le funzioni che ha il successore di Pietro non sono condivise come singoli da nessuno dei vescovi della Chiesa Cattolica. Quindi, se l'ordine sacro non rende impeccabili e nemmeno infallibili, d'accordo? Perché anche il Papa non è, come vedremo, sempre, comunque, dovunque infallibile, ma solo a certe condizioni, non deve stupirci che magari possa uscire dalla bocca di un sacerdote una dottrina non del tutto conforme alla fede cattolica, oppure un comportamento non del tutto conforme ai principi del Vangelo. Cioè, è la stessa cosa, se voi pensate, cioè, se uno ci fa attenzione, cioè, il sacramento del battesimo, l'abbiamo visto a suo tempo, che è il sacramento più grande per certi aspetti di tutti, perché è la porta di tutti i sacramenti. Cioè, con il battesimo si diventa figli di Dio, e si diventa capaci di ricevere tutti quanti i sacramenti, si riceve la porta di accesso a tutti i sacramenti, però non tutti i battezzati sono santi, cioè tutti i santi
sono battezzati, certamente i santi, d'accordo, ma non tutti i battezzati sono santi. Ci sono alcuni battezzati che hanno una vita, come dire, cristiana, tutta inesistente o addirittura una vita molto distante da quelli che sono i principi cristiani, no? E purtroppo può succedere che anche ci sono santi sacerdoti, certamente che ci sono sempre stati. Quindi ci sono tra i sacerdoti alcuni santi, ma non tutti i sacerdoti, per il fatto di essere sacerdoti, sono ipso facto santi. Quindi questo come breve introduzione all'argomento, ecco, per comprendere un attimo quali sono, diciamo così, le questioni sul tappeto relative a questo sacramento, o anche, ecco, la carne al fuoco relativamente a questa, a questo particolare aspetto della dottrina cattolica. Fatta questa breve introduzione, come sempre, passerei a focalizzare, come abbiamo sempre fatto, le due fonti, diciamo così, dottrinali, normative, ecco, in tema di sacramenti, che ormai chi sta seguendo questo ciclo di catechesi tutti sapranno, sono il Concilio di Firenze e il Concilio di Trento. Allora, relativamente innanzitutto al sacramento della dell'unzione, ecco, vale ciò che dicevamo a suo tempo riguardo il Concilio di, scusate, riguardo il sacramento dell'ordine, vale ciò che si disse a proposito del sacramento dell'unzione degli infermi, cioè questo sacramento, pur rimanendo immutata la sostanza, ha subito nel corso della storia alcuni ritocchi, qualche piccolo cambiamento che chiaramente dovute in parte ad alcune scelte disciplinari. Per esempio, la decisione presa a suo tempo di Papa Paolo VI di abolire gli ordini minori. Ecco, e anche al tempo stesso la decisione a suo tempo presa molti secoli prima di istituirli in maniera organica. Ecco. Quindi abbiamo visto anche nel sacramento della penitenza che il sacramento è rimasto lo stesso, ecco, ma le forme esteriori della sua amministrazione e disciplinari sono cambiate, cioè il cuore del sacramento della penitenza è che è necessario confessare le proprie colpe per ottenerne l'assoluzione da un ministro che ha questo potere da Dio, e facendone opportuna penitenza e riparazione. Questo è il cuore del sacramento della penitenza. Poi, se si possa fare una volta sola o più volte, se la penitenza si faccia prima e si faccia dopo, se la penitenza sia pesante o sia leggera, questo abbiamo visto che nel corso della storia ha conosciuto, come dire, determinazioni normative, quindi disciplinari differenziate, che non toccano però la sostanza del sacramento. Anche su questo dobbiamo fare attenzione, no? Questo lo vedremo chiaramente anche nel sacramento dell'ordine, cioè ferma restando l'identica sostanza, l'immutata sostanza che non può cambiare, quindi che cos'è un sacerdote cattolico e quali poteri ha, però, ecco, ripeto, nel concreto, ecco, quindi dovremmo magari sorvolare alcune affermazioni, ecco, non normative di questi antichi concili e puntare più al cuore e all'essenza del sacramento. Allora, per esempio, quello che ho appena accennato, l'abolizione degli ordini minori, ecco, scelta fatta da Papa Paolo VI. Come tutte le scelte di questo genere, ci tengo sempre a precisare, le scelte di natura disciplinare anche di un pontefice, fermo sempre il rispetto dovuto alla sua funzione, sono soggette a eventuale pacata, garbata, caritatevole critica, se uno crede, cioè, specialmente poi alla luce come dire, del riscontro storico, cioè questo provvedimento ha fatto bene o non ha fatto bene alla vita della Chiesa, ha fatto bene o non ha fatto bene ai candidati al sacerdozio, eccetera, eccetera, no? Su questo, purché, ecco, ovviamente si rimanga sempre dentro la carità, è ovvio che si può sempre discutere. Ecco, vi ricordo l'antico adagio, che è bene, però io vorrei sottolineare, purché si rimanga dentro sempre la carità, perché io a volte vedo anche in giro, e a me non piace sinceramente questa modalità alla Facebook, ecco,
dei modi, insomma, di argomentare, di difendere una certa posizione, una certa cosa, polemici, offensivi, irriguardosi, faziosi alcune volte. Questo è uno stile che non appartiene a noi figli di Dio. Cioè, posso avere anche delle riserve molto molto forti su una certa materia. Mi porto la sofferenza nel cuore se ritengo che sia stata presa una grossa cantonata, esprimo questa mia riserva in maniera, ripeto, caritatevole, pacata soprattutto e garbata, e dopodiché lascio che chi la pensa diversamente da me continui a pensarla diversamente da me. Cioè, non è indubbiamente stile evangelico, neanche quando si avesse ragione, ammesso che la si abbia, come dire, avere queste forme, gratuitamente belligeranti, quando, ecco, si può e si deve essere, come dire, combattivi sulle idee, sui principi. Ecco, ma quando la critica tocca, anche in qualche modo lambisce la scelta di una persona, ecco, ci vuole una surplus di carità, nel senso che certamente Aristotele disse: amico Plato, amicus Plato, sed magis amica veritas. Questo è in dubbio, ecco. Però, ecco, c'era un proverbio antico, no? Che in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Cioè, questo è un adagio antico, ecco, della tradizione della Chiesa, che riguardava proprio, che cosa dobbiamo fare dinanzi alla vita della Chiesa, dinanzi alle norme della Chiesa, dinanzi ai principi, alle verità, perché ci sono dei gradi di verità. Un conto è un dogma, un conto è una dottrina comune, e certamente non può essere disattesa, dice la sana dottrina, senza pericolo di temerarietà. Ma uno non può essere detto eretico se va contro una dottrina comune. Ecco, può essere detto forse un po' superbo, forse un po' temerario, ma non è detto che sia eretico. L'eretico è chi va contro una verità definita o contro un dogma. Quindi la traduzione di quell'adagio che ho prima citato in italiano è che nelle cose necessarie ci deve essere l'unità, cioè nelle verità di fede e di morale. E questo fa male, che a volte sembra non cogliersi nei fedeli, e ahimè purtroppo anche a quello che i fedeli raccontano a volte di qualche ministro. Quindi questo non è ammissibile nella Chiesa Cattolica. C'è un distaccamento da ciò che è da credere e da ciò che è da fare secondo divina rivelazione. Questo non si può. Ecco, nelle cose dubbie però, ecco, perché nelle discussioni molte volte cose del tutto dubbie vengono date per dogmi di fede, ci si inalbera, ci si accende, sbattendo, combattendo, insultando e criticando. No, perché nelle cose dubbie c'è la libertà. Ricordo, imporre è una propria opinione, opinabile appunto, come dogma di fede, e sbraitare contro chi la pensa diversamente non è atteggiamento evangelico, ma non è neanche atteggiamento corretto da un punto di vista ecclesiale. Anche perché viene la terza parte, in omnibus caritas, cioè sia nel chiedere l'adesione delle cose che è necessario credere e fare in ambito morale, sia nel dissentire dalle cose dubbie. La regola suprema di una figlia di Dio è sempre la carità, in omnibus caritas, quindi in tutte la carità nell'una e nell'altra, perché altrimenti, ripeto, diventa veramente difficile e non bella, diciamo così, e anche scandalosa, diciamo così, anche la nostra testimonianza cristiana. Ripeto, lo zelo, il fervore, ecco, nel difendere delle verità e delle dottrine di fede può andar bene, ecco, purché si abbia sempre questa attenzione, alle singole persone, no? A non giudicare, cioè, come più dico. Sicuramente Paolo VI, abolendo gli ordini minori, pensava di fare una cosa opportuna e buona, d'accordo? Non è che posso dire a un papa: questo è fuori di testa perché ha abolito gli ordini minori. Questo no, non si può, ecco. Però posso dire concretamente, forse, cioè lui magari pensava certe cose, da quello che si è poi visto, magari questi
questi sacerdoti che crescono senza, con una disciplina un po' meno stringente, cioè senza veste d'alare già in seminario, può succedere che poi siano un pochino più rilassati. Non è certamente questa la fine del mondo, non è la panacea, ma forse un po' più di rigore nella formazione e anche questa sorta di sacralizzazione del percorso di avvicinamento al ministero e anche quindi con tutti quanti i gesti esteriori potrebbe giovare, ecco. Ma questo si può, credo, e dico credo mistificamente dire, toni, ecco, eccessivi è preferibile di no, no? Sono le 17, quindi prima, ecco, dopo questa breve introduzione, breve che poi è diventata un pochino più lunga, al sacramento, recitiamo insieme l'Ave Maria, salutando la Madonna, ricordando la sua apparizione a Rue de Bacca alle 17, e poi iniziamo ad entrare nel merito di questo sacramento. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ok, quindi a questo punto possiamo proseguire in questa nostra, diciamo così, ingresso dentro il sacramento. In tempi recenti, sul piano dottrinale, si è avanzata, io diciamo cerco di mettere prima avanti alcune questioni e affermazioni, qualche riserva a far coincidere la materia del sacramento dell'ordine con la sola consegna degli strumenti, cioè voi sapete che ogni sacramento, vi ricordo, ha una forma e una materia, no? Ecco, quale sarebbe la materia dell'ordine sacro? Ecco, qualche autore anche abbastanza rilevante diceva la materia dell'ordine sacro è la consegna degli strumenti. Ecco, per esempio il calice e la patena per il presbiterato, il libro dei Vangeli per il diaconato, eccetera, no? Ecco, nell'attuale disciplina questi segni rientrano, se aprite i libri liturgici, tra i cosiddetti, quelli che si chiamano riti esplicativi, cioè che spiegano quello che succede conseguentemente alla ricezione del sacramento dell'ordine, cioè consegnare a un sacerdote neordinato il calice e la patena con le spezie sopra, quindi il calice con l'ostia e la patena con il vino, che significa? Significa una cosa verissima, significa che uno dei punti essenziali, uno degli effetti essenziali, una delle abilitazioni essenziali che ti dà il sacramento dell'ordine, il sacerdozio ministeriale, è la celebrazione della Santa Messa. Questo San Tommaso d'Aquino non hai alcun dubbio. Per San Tommaso d'Aquino il legame tra sacerdozio e Eucaristia era proprio frontale stretto, ecco, oserei dire indissolubile. Non c'è Eucaristia senza sacerdozio e non c'è nemmeno sacerdote senza Eucaristia. C'è cioè un sacerdote che non celebrasse la Messa, d'accordo? Sarebbe come un avvocato che non andasse in tribunale, per dire, no? Ecco, paragone tra l'altro un po' scialbo. Anche perché, dopo che, come accennavo, Giovanni Paolo II, nella dichiarazione solenne della lettera Ordinatio Sacerdotalis, disse che non è che la Chiesa non vuole bene alle donne e non vuole ordinare sacerdoti, o ha problemi con la promozione della donna o con la parificazione della donna, d'accordo? Questo non ha né la Chiesa né tantomeno Domini Dio, perché non dobbiamo mai dimenticare, ecco, che nella razza umana, ecco, se noi dovessimo dire chi è per noi cristiani la creatura umana più grande e più importante, è una donna, piaccia o non piaccia, ed è la beata e sempre Vergine Maria. Dice, ma Gesù Cristo è un uomo? E non proprio, perché Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo, cioè una vera umanità, ma la persona del figlio di Dio, adesso qui non è il caso di fare le catechesi cristologiche, cioè Gesù non è una persona umana, non vi scandalizzate di questo, è uomo senza essere persona umana, perché la persona
che è soggetto dell'umanità di Gesù, è il figlio di Dio. Quindi Gesù ha un'umanità come la nostra, ma è l'umanità che sussiste nel figlio di Dio, coeterno col Padre. Quindi, se Dio ci avesse avuto delle riserve con le donne, certamente non andava a fare come essere più grande che sia mai esistito, non soltanto per la razza umana, ma tra l'altro, perché la Madonna è anche la regina degli angeli, quindi la creatura più eccelsa che esiste in tutto l'universo, che è la Madonna, è un essere umano di sesso femminile. E pensate che a questo essere umano di sesso femminile è stato dato addirittura, come dire, il potere di dare la santissima umanità al figlio di Dio. Quindi cosa ci metteva nostro Signore, d'accordo? Se avesse voluto a dare alle mani della Madonna la potestà sacerdotale per farle celebrare la messa. Qualcuno mi può spiegare cosa ci avrebbe messo nostro Signore se avesse voluto? Ecco, ma noi sappiamo per certo che la Madonna la messa non l'ha celebrata mai. E io dico sempre, se c'è una creatura da un punto di vista, l'unica che potrebbe fare questa cosa senza problemi, è la Madonna. Perché se uno pensasse alla purezza e alla santità che si deve avere quando ci si accosta all'altare, la messa, pure tutti i sacerdoti ordinati, non dovrebbe celebrarla nessuno. Questo è tanto vero che alcuni santi, per esempio Sant'Ignazio di Loyola, questo è un fatto abbastanza famoso, e celebrò la messa dopo un anno dall'ordinazione sacerdotale, perché quell'anno doveva servirsi a prepararsi. Ecco. San Francesco d'Assisi rimase diacono, non si fece ordinare sacerdote, perché lui si riteneva indegno di celebrare la messa. Ogni volta che io, che sono un povero prete, ascolto queste parole, mi verrebbe da mettermi sotto 10 metri di terra, d'accordo? E San Pio da Pietrelcina celebrava la messa, per esempio, ma la sappiamo come, d'accordo? È preceduta da lunghissima preparazione. Diceva che finita la celebrazione della messa comincia la celebrazione per quella successiva. C'erano degli adagi che una volta, insomma, i sacerdoti devoti non mancavano di meditare, cioè celebra la tua messa come se fosse la prima, come se fosse l'ultima, come se fosse l'unica. Allora dico, scusate, quali mani più grandi di Maria avrebbero potuto celebrare la messa, toccare l'Eucaristia? Toccare l'Eucaristia? Che non quella della Madonna. Eppure, vabbè, queste sono rivelazioni private, quindi uno può tranquillamente non dargli ascolto, lo dico perché queste sono catechesi ovviamente pubbliche, e io sono un sacerdote, ma la Madonna ha la mistica e venerabile, non so se ora beata, Maria da Greta, non mi ricordo se erano già beatificata, che è famosissima la mistica città di Dio, lì si legge che la Madonna in persona, con le sue mani, non ha mai toccato l'ostia consacrata, cioè la Madonna non riceveva l'ostia in mano. Ecco. Il che dovrebbe far pensare un pochino, a mio modestissimo avviso. Ecco, uno potrebbe dire, vabbè, io non ci credo, una rivelazione privata, padronissimo, d'accordo, ma se tu non credi a questo, puoi stare tranquillo che però la Madonna la messa non l'ha celebrata mai. E come mai? Noi dobbiamo farci questa umile domanda, come mai? Quindi, perché l'unica risposta, come dire, ragionevole è che Dio non voleva che il pur straordinario sesso di tipo femminile, perché le donne sono un prodigio con delle peculiarità e delle caratteristiche uniche che la fanno eccellere sull'uomo, sono soprattutto due a mio avviso, questo è il mio opinione personale, che sono una grandissima capacità d'amare e anche una grandissima capacità di soffrire e di sacrificarsi, perché in questo superano enormemente gli uomini, cioè nelle cose che sono maggiormente gradite a Dio. Ecco perché l'amore e il sacrificio, se uno volesse sintetizzare cosa è stata la vita terrena di Gesù, amore e sacrificio. D'accordo? Queste sono le cose che fanno qualcuno grande davanti a Dio, nessun altro. Ora, le donne, se vogliono vivere da donne vere, ecco, e non da caricature delle donne, che poi trasformano l'amore in seduzione, e che fuggono dal dolore per, come dire, per diventare edoniste, quindi ricercatrici esclusivamente del piacere, questo è un altro discorso, sono libere di farlo. Ma di per sé, io dico sempre scherzando, dico fortuna che sono le donne che partoriscono, perché se fosse dipeso dagli uomini, per quanto gli uomini sono fifoni e paurosi della sofferenza, per quanto non li vada soffrire,
forse la razza umana a quest'ora si sarebbe estinta. Che le donne su questo siano eccellenti. E guardate, che cos'è poi tra l'altro la Santa Messa? La Santa Messa era l'innovazione del sacrificio della croce, che è un mistero di dolore e di amore, quindi sotto certi punti di vista, che la celebrerebbe meglio di una donna. Cioè, oh, adesso non andate in giro che sarei tipo voglio diventare che muovo a fine anche questo, no? Dico, quindi se uno ci pensa, eppure così non è stato. Quindi vuol dire che c'è un problema strutturale e c'è una volontà di Dio definita. Certo, noi poi possiamo fare un passo oltre e chiedere quali sono le ragioni di convenienza di questa scelta, se siamo capaci di vederle, perché non ho detto che siamo capaci di vederle. Quindi perché lo ha dato solo agli uomini e non alle donne. Qui si apre il campo poi della, come dire, della teologia che cerca di trovare, quando ben fatta, quindi in maniera, qualcuno diceva, in ginocchio e con spirito profondamente contemplativo e di ascolto di quello che Dio, di quel poco che Dio ci fa capire, perché capire quello che Dio vuole e pensa non è cosa così tanto facile, detto fra me e voi, e quindi capire perché le ragioni di questa riservatezza, che non è un voler escludere, un voler discriminare. Oggi pare che qui col mondo moderno appena qualcuno può, è discriminato, d'accordo? Come se tutti potessero fare tutto, ma cosa che non è assolutamente vero, d'accordo? Cosa che non è assolutamente vero. Io scherzando, e spero di essere ben capito, dico, beh, allora, la donna è tale e quale l'uomo, dico, vabbè, io personalmente. Sicuramente sarà qualche eccezione perché dopo arrivano le mail. Cioè, io un manovale donna non l'ho mai conosciuto. Mio padre aveva un'impresa di costruzione e ho girato per tanti cantieri. Anche adesso, quando vado in giro nei cantieri, io vedo quasi sempre soltanto gli uomini. Non lo so se ci stanno donne, non voglio adesso andare a fare questione. Ci saranno pure, ma cioè, insomma, una donna, a meno che certamente non sia una culturista, un bestione, un armadio, ce ne sta qualcuno, no? Ma che deve portare sulle spalle un sacco di cemento che pesa 50 kg per tutto il giorno, ma come fa? Allora è discriminata perché non può fare il manovale. Ma che discorsi sono questi qua? Dico, signore, cioè, che discorsi sono? Non è che se uno non può fare una cosa, cioè, per motivazioni ovvie, no? È discriminato. Cioè, la distinzione, allora devo dire, io sono discriminato. Perché non posso mettere al mondo un figlio? Veramente queste pazzie adesso in giro un pochino ci stanno, eh? D'accordo? E io sono maschio e sono discriminato. Perché i figli li devono fare le donne? Le voglio fare pure io. Cioè, ma sarebbe, cioè, che, pazzo, o anche il contrario, potrebbe dire, una poretta di una donna potrebbe dire, perché devo soffrire io? Ah, fai figli, falli tu, potrebbe dire al marito, no? Cioè, allora, non divagando, quello che ha detto esattamente Giovanni Paolo II, e che fa capire qualche cosa, diciamo così, anche di quella che era materia del sacerdozio, è che l'ha detto nella lettera Ordinatio Sacerdotalis, è che non è che la Chiesa non vuole ordinare una donna sacerdote, ma è che la Chiesa non ha il potere di farlo. Perché? Perché se un vescovo, supponiamo che un vescovo, dice, no, io voglio essere liberale, voglio anticipare il magistero della Chiesa, d'accordo? Come per esempio hanno fatto gli anglicani. Voi sapete che gli anglicani, d'accordo, come gli ortodossi, il problema della relazione con la Chiesa cattolica non era un problema fino a qualche tempo fa, come dire, di divergenza dottrinale, cioè di eresia. Questo tipo di problema sia con le chiese protestanti, diciamo che appartengono alla riforma luterana, ma sia gli ortodossi che gli anglicani fondamentalmente avevano soltanto un problema di quello che si chiama tecnicamente scisma, cioè non riconoscevano fondamentalmente l'autorità primaziale del Papa, quindi che il Papa ha giurisdizione universale su tutta la Chiesa. Gli orientali, per motivazioni connesse ad una serie di eventi accaduti nel primo millennio, che non c'è tempo adesso qui, e anche per una certa proprio struttura mentale della Chiesa di Oriente, d'accordo? Dove in teologia si studia è molto molto vivo più che da noi il concetto di Chiesa locale, d'accordo? E quindi un vescovo, come dire, c'è una tale sacralizzazione della figura della potestà del vescovo che un vescovo stride l'idea che ci sia un vescovo come lui, quindi semplicemente per il fatto che sta a Roma,
che abbia, come dire, giurisdizione e potere immediato e diretto sulla sua diocesi. Ecco, questo detto in due parole. Gli anglicani è noto, penso che la storia l'abbiamo più o meno studiato tutti quanti, no? Ci fu il re Enrico VIII che aveva problemi, insomma, di seconde nozze, entrò in, come dire, in polemica con il Papa e fece il famoso atto di supremazia, cioè si autonominò capo della Chiesa d'Inghilterra. Però anche lì, cioè, gli anglicani avevano conservato tutti i sacramenti e l'unione sostanziale con tutte le verità di fede. Ecco, ok? Però adesso ordinano le donne, quindi questo ha introdotto, diciamo, un problema grosso, ecco, anche nel cammino verso la comunione. Cosa dice Giovanni Paolo II? Allora, se un vescovo ordinasse una donna, quindi dico, va bene, anticipiamo, secondo me questo è un problema culturale, come qualcuno tra i laici e i laicisti dice, cioè questo è un problema che la Chiesa è ancora retrograda, che discrimina le donne, quindi io ordino una donna. Allora, tu puoi fare quello che vuoi, ma se un vescovo prendesse una donna, gli fa tutto il rito dell'ordinazione, lo stesso che hanno fatto a me. Quindi fa la preghiera consacratoria, gli impone le mani, gliele unge col crisma, gli fa la consegna di spirito, fa tutto il rito. Alla fine del rito, quella donna, prete, non c'è diventata. Capite? Non c'è diventata. È la stessa cosa che se io andassi a celebrare la messa stasera, mi è finito il vino da messa e mi porto la Coca-Cola, l'ho detto tante volte, mi è finito il pane e mi porto i biscotti. Dico, chi se ne importa? Non c'è sta il pane e il vino, ce l'abbiamo la messa con i biscotti e con la Coca-Cola, tanto io sono prete e faccio come mi pare. Non si può. Cioè, se io mi porto i biscotti e la Coca-Cola sull'altare, faccio la messa, la messa perfetta con tutte le parole, quelle cose, corpo e sangue di Cristo, ci diventa. Parlando del sacramento del matrimonio, abbiamo già visto, cioè se io mi sono stufato di mia moglie, sposata in chiesa e vado, faccio la separazione e il divorzio, il giudice pronuncia la sentenza di divorzio, cioè quella sentenza di divorzio al sacramento del matrimonio non gli fa assolutamente nulla. D'accordo? Zero, come se non ci fosse. E per questo che è peccato mortale farlo, d'accordo? Perché è attentato alla distruzione di qualcosa che è indistruttibile. Ecco, vedete, proprio il limite, e anche perché si dice che i ministri sacri sono ministri dei sacramenti, non padroni dei sacramenti, nel senso che hanno ricevuto una struttura di questi sacramenti da nostro Signore, che l'ha decisa lui. Questa struttura è normativa. Io non posso battezzare un ragazzino con il whisky. Ah, non c'è sta l'acqua, è andata via l'acqua qui in città, non c'è una bottiglia d'acqua in frigorifero, c'è soltanto una bottiglia di Chivas Regal, mo prendo un cucchiaio di Chivas Regal e dico ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tanto è sempre liquido, non lo posso fare. Così come anche nella confessione abbiamo visto questa cosa, dato che siamo addirittura d'arrivo, un prete quando vede una persona che certamente non è pentita, e questo risulta, non è una sua opinione personale, risulta per esempio quando sta facendo una situazione di peccato grave, tu gli dici vuoi smettere di farlo? Dice, padre, assolutamente no. Due ragazzi che hanno rapporti prematrimoniali, dice, figlio mio, questa cosa non la puoi fare, ma tu vuoi smettere? No, io a questo non ci rinuncio. Allora, tu in quel momento, ne abbiamo parlato, cioè un prete non lo può assolvere, non è che è cattivo e non ti ha dato la soluzione, mi vado a lamentare, vado dal vescovo e dico, ah, guarda, quel prete è un animale che non mi ha assolto, d'accordo? Non lo può fare, d'accordo? E se lo facesse, dice Sant'Alfonso, commetterebbe un peccato mortale, perché ti darebbe l'illusione di una cosa che non c'è, come un sacerdote, per esempio, ancora che assolvesse dal delitto d'aborto senza averne le debite facoltà da parte del vescovo. Quindi, in tutti i sacramenti abbiamo visto che c'è questa struttura, d'accordo? Che noi dobbiamo rispettare. Allora, però, attenzione, perché la Chiesa non ha il potere di ordinare una donna? Perché il soggetto dell'ordinazione sacerdotale è un individuo battezzato di sesso maschile. Quindi questo può far pensare che in realtà la materia
del sacramento dell'ordine è proprio l'individuo battezzato di sesso maschile. Quindi, perché essendo donna, essendo una donna, una materia del tutto inadeguata, perché? Perché è battezzata, è un individuo umano, sì, ma è di sesso femminile. Quindi non è che non si può fare, d'accordo, che uno, allora, un vescovo che facesse una cosa di questo genere, quella diventa prete e il Papa scomunica il vescovo, nel senso che lo dichiara scismatico, in questo senso lo scomunica perché ha fatto una cosa non consentita dalla legge della Chiesa. Non è questo il problema, ma è che quella donna, prete, non c'è diventata. Quindi se uno, supponiamo, andasse a messa, ad una messa celebrata da questa ipotetica donna ordinata, e lei celebra la messa col pane, azimo e col vino, quel pane, azimo e vino rimangono anche dopo la consacrazione. Se ti vai a fare la comunione, sei mangiato un pezzo di pane, se ti vai a confessare da quella donna, anche se tu sei pentito, dici tutti i tuoi peccati per specie, numero e circostanze, sei pronto a fare qualunque penitenza, quando quella donna dice io ti assolvo, tu non sei assolto manco per niente, perché non hai il potere di farlo perché non gli è arrivato attraverso il sacramento dell'ordine. Se ascoltiamo le parole testuali di Giovanni Paolo II, ecco, dato che, questo aspetto, questo è un aspetto molto importante di questo sacramento, non è mai stato, non sembra almeno, io ho approfondito un pochino gli studi, essere stato totalmente definito, quindi non si può dire che la materia di questo sacramento sia definita, d'accordo, defide, mettiamoci in ascolto delle parole testuali di Papa Giovanni Paolo II, dall'Ordinatio Sacerdotalis numero 4. Lui scrive: pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su una questione di così grande importanza, che attiene alla stessa attenzione divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa. E dato che siamo entrati in questo argomento, che poi l'uomo propone come sempre e Dio dispone, era meglio parlare di questo argomento un po' più avanti, però pace, io vorrei spendere ancora qualche parola, quindi a commento soprattutto di queste espressioni. Ecco, dato che da più parti, a volte c'è qualche voce anche in campo cattolico, e come dire, si vorrebbe in qualche modo rivedere e rivisitare questa affermazione, nonostante le chiarissime e vincolanti proposizioni che il Papa ha usato, che sono state appena evidenziate. Perché il tenore della dichiarazione è infatti quanto mai chiaro e solenne. Questo, allora, questo è uno dei casi in cui i canonisti discutono, credo di aver detto nelle altre puntate, che dice, il Papa è fallibile quando parla ex cattedra, certo. Quali sono i casi sicuri di esercizio di questo ministero per ora nella storia della Chiesa dopo il Concilio Vaticano I, neanche dopo il Concilio Vaticano I, perché uno è stato fatto addirittura prima del Concilio Vaticano I, cioè, che è stato il dogma dell'Immacolata. Qual è stato? La definizione dell'Immacolata Concezione da parte del Beato Pio IX e la definizione dell'Assunzione di Maria Santissima in cielo da parte di Pio XII. Questi sono sicuri, perché il Papa ha esercitato il magistero straordinario in maniera solenne per definire un nuovo dogma di fede in virtù del suo mandato di confermare i fratelli nella fede e di legare e sciogliere. Qui Giovanni Paolo II, ecco, ha usato, cioè non ha detto, non ha usato il termine esplicito ex cathedra, ma ha usato una formulazione, quindi: in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che, e questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo. Quindi la formulazione della frase fa pensare che sua intenzione fosse esercitare il magistero infallibile. Qui alcuni canonisti dicono che è così e altri dicono che non è così. A me personalmente appare che sia così. E se così fosse, vuol dire che questa decisione qui non potrà mai essere toccata da nessuno, neanche da un altro Papa. E afferma anche il pontefice che ha l'intenzione di togliere ogni dubbio su una questione di vitale importanza, attenzione, attinente alla costituzione divina della Chiesa. Perché la sacra gerarchia fa parte della volontà esplicita e divina di nostro Signore Gesù Cristo, cioè la Chiesa è gerarchica ed è governata
dai sacerdoti, sommi sacerdoti, che sono i vescovi, e il primo dei vescovi, che è il sommo pontefice, per volontà di Cristo, che ha stabilito i dodici, e tra i dodici il capo di essi, che era allora Pietro e che è oggi il Papa. Questo non ci piove su questo argomento qui, eh? Capite? E quindi c'è la definitività di questo, di questa sentenza. Dice, deve essere tenuta in maniera definitiva. Definitiva vuol dire che io sto definendo una verità di fede, eh? Capite? Ok, e la formula parla di impossibilità da parte della Chiesa di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale. Quindi non è, allora, come vedremo, per esempio, il celibato ecclesiastico, cioè non è impossibile, attenti, ordinare una persona che sia sposata. Udite, udite, non è impossibile, non lo è. Perché il celibato ecclesiastico, come vedremo, attenzione, questo non vuol dire che facciamo subito i preti sposati e che non sia una cosa fondamentalissima e che non sia una cosa strettissimamente connessa per volontà di Cristo con il sacramento dell'ordine, tant'è vero che la Chiesa Latina su questo non ha mai ceduto e ha fatto bene, ecco, perché il celibato continua a rimanere una gemma dell'ordine sacro. Però, state attenti, sarebbe in teoria possibile ordinare una persona sposata? Sì, è la risposta, sì. Il motivo di questo è molto evidente, perché nell'ultima cena, quando sono stati ordinati, come vedremo, i primi sacerdoti, come dice il Concilio di Trento, era presente San Pietro. San Pietro ci dice nel Vangelo che la suocera ce l'aveva, per cui certamente la moglie l'aveva, come dire, come dice lui stesso, come dice Gesù nel Vangelo, l'aveva lasciata evangelicamente, nel senso che aveva smesso di stare dentro casa a fare il marito per seguire Gesù. Ecco, perché Gesù ha il potere, ecco, di a quei tempi, non oggi, ma d'altronde Gesù è sceso sulla terra e ha dovuto prendere i discepoli tra quello che ha trovato, non c'era ancora celibato, tutte queste cose qui, no? Quindi oggi un marito non può lasciare la moglie per andare a fare il prete. Quindi i mariti che mi stanno ascoltando e che sono stufi della moglie non gongolassero, perché oggi non si può più fare. Però, se fosse impossibile dare l'ordine sacro a una persona sposata, a Pietro non sarebbe diventato sacerdote fino a quando non moriva la moglie. E nessuno nel Vangelo ci dice che la moglie di San Pietro era morta. Nessuno. Non c'è nessun passo del Vangelo che ferma questo. Anzi, San Pietro, quando parla e prende la parola dopo il discorso di Gesù al giovane ricco, dice: ah, ma noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, dice San Pietro. E quindi nel tutto, oltre che al lavoro di pescatore, probabilmente c'era anche la moglie. E Gesù dice: bravi, voi che mi avete seguito non c'è nessuno che non diceva 100 volte tanto, eccetera, eccetera, e poi la vita eterna, no? Quindi parla di impossibilità, e questa impossibilità, spiega nei numeri precedenti della breve e intensa lettera, possiamo leggerla tutta, dipende dalla volontà chiara ed inequivocabile di Cristo, che scelse 12 uomini come suoi continuatori. Il Vangelo di San Luca ci dice chiaramente, all'inizio del capitolo 8, se non ricordo male, ma credo di ricordare bene, che Gesù aveva al suo seguito delle donne, le chiama anche per nome e cognome: Susanna, Giovanna di Cusa, Maria di Magdala, d'accordo? Giovanni Paolo II stesso ha detto che Maria Santissima, fino a quando Gesù è rimasto sulla terra, è stata la prima e la più perfetta discepola di Gesù, ma non una sacerdotessa. Torniamo da dove siamo partiti. Quindi, Cristo scelse 12 uomini, lo dice Giovanni Paolo II, e non volle conferire il sacerdozio all'unica creatura che in quanto a dignità avrebbe voluto riceverlo, cioè la sua Santissima Madre. Chi è l'unica persona degna di fare il sacerdote in tutto l'universo? Ritorniamo da dove siamo partiti. La Madonna. C'era la Madonna tra i dodici? No, non c'era. I Vangeli non fanno assolutamente menzione della presenza di Maria all'ultima cena e nel cenacolo. Maria da Greta, che ho citato prima, afferma che la Madonna non era materialmente presente nel cenacolo quando fu fatta l'ultima cena, stava in una stanza accanto, a cui poi Gesù uscì dal cenacolo e andò a portargli la comunione. E questo lo dice anche Maria Valtorta. Ma non era presente. Pensate un po', la Madre di Dio? No, non c'era. Perché anche la Madre di Dio, pur nella sua eccellenza,
deve stare al posto che la divina provvidenza le ha assegnato, che è il posto di madre di Dio, ma non di sacerdote. Quindi ripeto che a mio modestissimo parere, e forse è il caso magari oggi di non proseguire molto oltre con la catechesi e lasciare, diciamo, questo argomento come approfondimento appunto di questa puntata di Spazio Giovane, ex cattedra o non ex cattedra? Io vorrei ribadire che a mio modestissimo avviso personale, d'accordo, questa è una cosa su cui ancora, ripeto, i canonisti discutono, quindi si può non essere d'accordo tranquillamente. Ritorniamo anche qui a un punto che abbiamo visto nell'introduzione, che si può tranquillamente dissentire. Questa è una cosa dubbia, quindi in dubis libertas, chi ci crede, chi non ci crede. Indubbiamente questa è un'affermazione pesante, d'accordo? Per cui se qualcuno tra i successori di Pietro che verranno volesse riformare una cosa di questo genere, ah, se la vedrà con tutte quante le problematiche che una tale affermazione solleva, d'accordo? Ed anche con eventuali, insomma, poi ricezioni di formulazione di tipo differente. Quindi, però, in ogni caso, è un argomento su cui si ha una certa libertà di discussione. Allora, questa dichiarazione presenta tutti i requisiti che un pronunciamento ex cattedra dovrebbe avere. Quando è che un papa parla ex cattedra? Questo si studia nei manuali di teologia dogmatica, d'accordo? E io ripeto quello che insegnano nelle sacre cattedre di dogmatica. Uno, allora, anzitutto il pronunciamento ex cattedra è delimitato dall'oggetto, cioè, quindi l'oggetto, cioè il Papa è competente, anche il Papa ha le sue competenze, perché la tuttologia oggi è così diffusa in questo mondo che chiunque parla di tutto, sproloquia su tutto, non è cosa gradita al cielo. Quindi, primo requisito perché si possa parlare di un pronunciamento ex cattedra è che la dichiarazione verti su materie di fede o di morale. Questa è indubbiamente una materia di fede, addirittura attinente alla Costituzione divina della Chiesa. Quindi il Papa sta definendo una verità di fede di questo genere. Può un individuo di sesso femminile essere destinatario, quindi oggetto di ordinazione sacerdotale, essere materia adeguata di questo sacramento? Punto interrogativo. E questa è una materia squisitamente non solo di fede, ma di fede, di teologia rigorosamente dogmatica, d'accordo? Perché ciò che attiene alla natura e all'uso dei sacramenti è dogmaticissimo in senso stretto, come abbiamo visto in queste puntate. Tanto è vero che dopo le definizioni ci sono gli anatemi nel Concilio di Trento, soprattutto. Quindi, materia di fede o di morale. Secondo, essere formulata dal pontefice nella consapevolezza di esercitare, nella consapevolezza e nella volontà manifestata di esercitare in pienezza il ministero di Pietro. Cosa ci sta a fare Pietro nella Chiesa Cattolica e il suo successore? Lo dice Gesù nel Vangelo di San Luca. E tu, una volta ravveduto, conferma i miei fratelli. Quindi, nella Chiesa, il sommo pontefice ha la funzione di custodire, tutelare, difendere, preservare e interpretare autenticamente quello che San Paolo chiama il deposito della fede. Quando si ha una questione controversa, come in questo caso, il Papa può intervenire con autorità. Più che con autorità, sì, con l'autorevolezza del successore di Pietro, cioè, capite? Quando ci sono delle opinioni contrastanti, il Papa può dire l'ultima parola: bene, tu pensi così, tu pensi colà. Io, avendo ricevuto da Gesù il compito di confermare i miei fratelli nella fede, d'accordo? E quindi di discernere la verità dall'eresia. E Giovanni Paolo II dice: in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro. Quindi il Papa può dire: bene, lo dico io in forza di questo potere che Gesù mi ha dato. Terzo, però, perché possa esserci un pronunciamento ex cattedra, ci deve essere l'intenzione da parte del pontefice, anche qui manifestata, di voler definire e chiudere
una certa questione dottrinale in modo definitivo e irreformabile. Ecco. Il Papa ha detto che vuole chiuderla in modo definitivo. Non ha usato il termine irreformabile, ma ha detto che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa. Ecco, voi sapete che definitivo c'è un doppio possibile significato, perché in ambito di fede, allora, definitivo vuol dire c'ho l'intenzione di definire questa come verità di fede, ma definitivo nel nostro linguaggio comune, se una cosa dico, allora, questa è la sentenza definitiva. Si usa per esempio anche nel linguaggio giuridico, no? Qual è la sentenza definitiva? Quella della Cassazione o quella del giudizio di rinvio dopo la Cassazione. A quel punto la sentenza definitiva passa in giudicato, d'accordo? Ecco. E non si può più toccare. Quindi, diciamo che questa ambivalenza di questo termine può tranquillamente essere interpretata nel senso che il Papa voleva chiudere questa questione e che non volesse che fosse riaperta in nessun caso e in nessun modo. Quindi la presenza di questi tre elementi, a mio modestissimo avviso, appare chiara e non discutibile se non in base a volte a concludere, scusate, non discutibile se non in base a sofismi e cavilli non del tutto principali, ma del tutto secondari. Ecco. Pertanto, dal punto di vista della Chiesa Cattolica, la questione sembra e appare chiusa. Ecco. Questo anche con buona pace di chi qualcuno ancora si muove e continuerebbe a prospettare e auspicare probabili assai funeste aperture e attesi aggiornamenti su tali argomenti. Io adesso risponderò ad una domanda che la redazione mi dice essere pervenuta. La puntata relativa ai sacramenti termina qui e vi do appuntamento alla prossima settimana, augurando a tutti Ave Maria. Chiaramente chi desiderasse ascoltare la domanda e poi l'eventuale risposta rimanga ancora in sintonizzazione.